Nel mio programma all'8++ c'è anche una utilità per il calcolo delle vincite, si inserisce l'importo della bolletta, i numeri in gioco, la puntata per ambo, terno o quaterna e vengono indicate le varie combinazioni e gli importi di vincita. C'è un piccolo metodo di previsione per ambo e terno, e un metodo che ho chiamato Zodiac. Ecco, questi due metodi sono inseriti nel programma fin dall'inizio, da quando l'ho fatti. Non li tolgo perché a qualcuno piacciono, insomma. Chiaramente se si toglie qualche cosa da una versione all'altra, dopo qualcuno dice: ma perché l'hai tolti? Però voglio dirvi che a livello di programmi previsionali, insomma, che sulla base dello studio delle estrazioni passate applicano degli algoritmi impostati da me, ne ho tanti diversi e sicuramente più efficaci rispetto a questi primi che ho inserito in questo programma, che invece vuole essere un programma solo di ricerca, di analisi statistica, molto semplice, dedicato a tutti. Quindi chi volesse programmi che direttamente fanno dei pronostici, può chiedere per esempio Bersaglio Lotto, Metodi Gemelli, Lotto Italia numero 1, Tattica Lotto. Potete chiamarmi al numero 347-2246-946. Sono programmi diversi quelli, programmi separati, non sono integrati in Lotto++. Benissimo, andiamo avanti con una funzione molto molto interessante che penso che sia presente solo nel mio programma. Probabilmente sarà copiata prossimamente. Comunque, per adesso è presente solo qui, mi sembra. Grafico lineare dei ritardi. Impostata in questo modo è presente solo qui, poi dopo uno lo può impostare come vuole. Ecco. Qui l'ho impostata tramite questo pannello di controllo dove ruota per ruota posso andare a cliccare su ogni numero e vedere qual è l'andamento delle sue sortite. Nelle ultime, in questo caso ultime 300 estrazioni, vedo che qui a destra, diciamo, praticamente sotto avete l'andamento delle sortite. Gli intervalli tra una sortita e la successiva sono indicati in queste finestrelle gialle che vedete in alto. Per esempio, partendo da qui da destra, 22 per il numero 1 a Bari, 22 è l'attuale ritardo, in pratica. 21 era il ritardo precedente, quando è sortito. Poi ha avuto un intervallo di 38, prima ancora 18, 4, 15, sono praticamente i ritardi, o quindi anche le distanze tra la sortita dell'1 su Bari, ok, tra due sortite sempre del numero 1 a Bari. Cosa si può fare con questa videata? Ci sono alcuni, per alcuni numeri possiamo solo renderci conto che l'andamento è, sono numeri pazzi, insomma, non dicono niente di particolare. Il 2 è un numero che non dice niente. Ecco, mentre se guardiamo il numero 3, questo è molto interessante perché, come vedete, ha avuto e continua ad avere un andamento molto molto regolare. A parte questo picco di ritardi qui, 92 turni, poi ha avuto 4 turni, 4, 12, 12, 2, 8. Sta tardando da due estrazioni adesso. Cosa significa? Che potrebbe ancora, secondo me, sarebbe da osservare se arriva a 4, 5, 6. E secondo me, ecco, se supera fino a quando porta 15 turni di ritardo, si può ancora tenere in gioco. O da solo o combinato con altri numeri. E si può anche osservare proprio da qui che se supera i 15 turni di ritardo, va, come si dice, in rottura e quindi praticamente non sarebbe più da seguire. Ci sono altri numeri così. Questo niente, ecco qua. Ecco, interessante il 7, per esempio, che sta avendo questa regolarità. Qui si inseguono in pratica le regolarità, non necessariamente le superfrequenze. Per esempio, questo ha una certa regolarità, vedete? Il 7 sta tardando da 12 turni. Prima ha tardato da 18, prima ancora da 10, prima ancora da 11 turni. Quindi si potrebbe mettere in gioco 3 e 7 insieme. Guardiamo altre situazioni. Andiamo così un pochino a caso. Vedete che sto facendo? Sto cliccando su ogni numero. Ah, guardate che bello questo, il 21. No, scusate, il 22.
22 a Bari, guardate che andamento regolare, ha dell'incredibile. Ok, adesso sta tornando da 9 turni. Secondo me questo per 3-4 turni si potrebbe seguire perché potrebbe tranquillamente uscire. Per chi studia lambada questo è eccezionale. Perché alcuni numeri sono regolari e altri no? Questa è una bella domanda a cui non so rispondere, però le regolarità certe volte si innescano e ci sono. Sto girando un pochino a caso. Ho anche sviluppato un altro programma che sulla base di questo tipo di ricerca fa da solo una selezione dei numeri più regolari. È un programma che si chiama Lotto Esperto. È un programma al di fuori di Lotto più più, quindi proprio da ordinare a parte. Chi volesse proprio Lotto Esperto può chiamarmi sempre al numero 347 2246 946. Questa funzione che stiamo osservando invece è all'interno di Lotto più più. Oh, guardate un po' questa. No, questa era, ecco qua, 78. Guardate il 78 a Bari. Attualmente 5 turni di ritardo. Prima 8, 5, 11, 6, 4. Una regolarità che ha dell'incredibile. Ok. Questo per esempio prossimamente lo seguo di sicuro. Benissimo, torniamo al menu. Abbiamo osservato grafico lineare dei ritardi. Continuiamo nel prossimo video.